Bene, io direi di partire, sono le 18.05. Esatto. Quindi benvenuti a tutti, speriamo che arriviate in mano perché non, insomma, ci diceva prima Tommaso che siamo a 450 iscritti, vediamo quanti ci raggiungono. Quindi benvenuti a questo ultimo appuntamento di questa prima terna di webinar che abbiamo organizzato con AIAP. Io sono Antonella Melone e con Giulia De Angelis, del Consiglio di Presidenza, abbiamo curato questo format e ci fa molto piacere che siate sempre più numerosi. È rivolto ai soci AIAP, a tutti i professionisti del paesaggio, ma è aperto in realtà a tutti i portatori di interesse per questo tema fantastico che noi trattiamo come mestiere. Questo primo ciclo, perché poi riprenderemo il 6 maggio, si chiude con un intervento di Anna Letizia Monti e con il contributo di uno dei nostri due main sponsor, Rheinberg. E quindi, per non perdere tempo, visto che abbiamo questa forma così, questa formula asciutta, passo a presentare subito Anna Letizia Monti, che è stata presidente AIAP nel mandato 2012-2016 e ha presieduto in chiusura di mandato il comitato organizzatore per IFLA 2016 a Torino, il congresso mondiale della Federazione Internazionale degli Architetti del Paesaggio. Precedentemente, nel mandato precedente, è stata vicepresidente nazionale. Anna Letizia Monti è agronomo e ha un dottorato di ricerca in studio e progettazione del paesaggio. È accademico ordinario dell'Accademia Nazionale di Agricoltura e dal 2011 fa parte per AIAP del tavolo della filiera del settore florovivaistico al MIPAF, il Ministero per le Politiche Agricole. Studia e progetta paesaggio in ambito nazionale con escursioni anche su territori internazionali e ha pubblicato articoli e contributi in volumi e riviste specializzate. Mi piace ricordare in questo incontro la pubblicazione che ha curato assieme a Paolo Villa, il presidente nazionale del mandato precedente ancora, Architettura del paesaggio in Italia, che è stato un po' il punto di quello che era la situazione degli architetti del paesaggio, degli agronomi del paesaggio in Italia. È una pubblicazione del 2011 che racchiude i lavori di 300 paesaggisti in Italia. Io lascerei la parola ad Anna Letizia Monti, che ci parlerà di uno strumento molto importante, ancora. No, non dico nulla, non anticipo nulla. Uno strumento che è molto importante, anche se ancora poco usato, mettiamola così, in Italia. Prego. Grazie Antonella, grazie ad AIAP. Così come Biagio Guccione aveva detto che era emozionato, non vi nascondo che sono emozionatissima anch'io di essere qui, di fare con questa nuova modalità. AIAP va sempre avanti e questa è secondo me una cosa bellissima proprio perché questo sistema non era mai stato utilizzato e invece adesso si usa ed è estremamente apprezzato a quanto pare da tutti. Bonus verde, questo è il tema che AIAP mi ha chiesto di trattare perché per AIAP avevo seguito all'interno del tavolo di filiera, scusate, l'unica cosa che non ho staccato è il telefono e fisso perché non so come staccarlo e adesso è suonato. E allora dicevo, per AIAP ho seguito, partecipando al tavolo di filiera e poi all'interno appunto di un gruppo di lavoro che si è formato insieme a Fabrizio Cembalo per conto dell'associazione, appunto, la nascita di quello che è stato il bonus verde, che è stato un elemento considerato importante. Innovativo. Qui vi elenco quelli che sono un po' i bonus, quelli che chiamiamo genericamente bonus casa e che quindi vanno dalla manutenzione delle parti comuni condominiali al miglioramento sismico, alla manutenzione straordinaria di edifici o di appartamenti, all'eco bonus per il miglioramento energetico, al bonus facciate di quest'anno che arriva al 90% di detrazione.
Il bonus verde è un bonus piccolino, è un bonus piccolino perché prevede la detrazione del 36% su massimo 5.000 euro di interventi e prevede questa detrazione scalabile, quindi di questi 1.800 euro che possono essere portati in detrazione in 10 anni. Quindi capite bene che rispetto a un bonus facciate che ha un... una copertura del 90% piuttosto che altri, appunto sismico eccetera, che arrivano addirittura all'80%, qui ci limitiamo al 36%. Quando è nato, è stato inserito per la prima volta nella legge di bilancio del 2008 del governo Gentiloni e riproposto poi nel 2019-2020. Perché mi preme evidenziare che è partito da un governo e poi è stato portato davanti in altri due? Perché in realtà quando per la prima volta riuscimmo, non AIAP, tutti i portatori di interesse nell'ambito verde, questa è stata una delle grandi cose secondo me alle quali AIAP ha partecipato e partecipa in questi anni, cioè il lavorare in rete, lavorare con tutti coloro che si occupano di temi di paesaggio, con tutti coloro che si occupano della filiera paesaggistica, quindi dai progettisti ai realizzatori, ai manutentori, a tutti coloro che sono interessati al tema dell'architettura del paesaggio. Dicevo, è partito come un piccolo bonus ed è stato portato immaginando che già dal secondo anno potesse avere una copertura maggiore, quindi non più per 5.000 euro di lavori, potesse avere uno sgravio non più del 36% ma almeno del 50%, eccetera eccetera. Perché credo, è una giustificazione che ho dato io, non so se sia realistica ma la considero valida, perché in realtà in questi tre anni è rimasto tal quale, perché nel corso dei tre anni abbiamo avuto tre governi diversi e quindi ogni volta per reinserirla nella legge di bilancio, e anche questa ci dà un po' la misura delle difficoltà del nostro settore, ogni volta bisognava ripartire da capo spiegando perché era importante anche questa forma di sgravio per i cittadini. A che cosa serve? Serve per le sistemazioni delle aree scoperte di edifici esistenti, quindi non serve per le nuove costruzioni, per la comprese le pertinenze e le recinzioni, quindi può essere utilizzato anche per questo, può essere utilizzato per realizzare impianti di irrigazione e dopo non a caso abbiamo anche appunto Reinbird che ci sostiene e ci aiuta nell'organizzazione di questi webinar e per l'apertura di pozzi, serve per la realizzazione ex novo o la riqualificazione di giardini, serve per la manutenzione straordinaria anche appunto comprese gli interventi di potatura degli alberi che sono considerati a tutti gli effetti elementi di potatura straordinaria, serve per la realizzazione o il ripristino di coperture a verde e novità di quest'anno, una delle poche novità del bonus 2020 è che serve anche per la realizzazione di fioriere e di allestimenti di terrazze o balconi, non che precedentemente non fosse esattamente consentito ma non era adeguatamente esplicitato. Ultimo ma non ultimo, perché credo che interessi molti di noi, molti dei partecipanti a questo breve incontro, può essere utilizzato anche per la progettazione, quindi la progettazione degli spazi a verde può essere le spese di progettazione possono essere utilizzate come sgravio fiscale. Può essere richiesta per più anni e quindi in realtà uno può fare domanda in un anno e riutilizzare il bonus verde anche nell'anno successivo e quindi per esempio nel momento in cui si hanno dei cantieri che vanno avanti per più tempo, utilizzare il primo anno semmai per la progettazione una parte dei lavori e il secondo anno o addirittura anche un terzo anno per il completamento dei lavori stessi. Dicevamo 5.000 euro, quindi una cifra estremamente modesta che il più delle volte non copre i lavori di realizzazione di spazi a verde, una cifra, un bonus che è stato utilizzato finora per lo più dai privati ma che è possibile utilizzarlo anche per i condomini e la cosa particolare a mio avviso più significativa è che mentre per i privati la cifra è di 5.000 euro per il singolo giardino e quindi una cifra estremamente
veramente modesta per i condomini, e questo è un tema sul quale forse abbiamo sempre posto poca attenzione, i 5.000 euro sono per unità immobiliare, quindi paradossalmente in un condominio di 20 unità immobiliari possono essere finanziati lavori fino a 100.000 euro perché ogni condomino può sgravarsi 5.000 euro di lavori. E addirittura è possibile utilizzare un doppio bonus, quindi io abito in un appartamento all'interno di un condominio e utilizzo, vengono fatti lavori straordinari nel condominio e utilizzo il bonus per 5.000 euro, faccio i lavori nel mio terrazzo e utilizzo un altro bonus per altri 5.000 euro e li posso addirittura e li posso sommare. Parliamo di bonus e condomini perché in realtà finora è stato poco utilizzato. Viceversa credo sia un tema importante su cui sarebbe interessante lavorare. Perché mi sembra importante parlare di bonus verde? Perché è importante che l'abbiamo presente come professionisti e che lo facciamo conoscere? Perché ci mette in evidenza un cambio di mentalità. Innanzitutto un cambio di mentalità del legislatore e poi un cambio di mentalità dei cittadini. Cioè per la prima volta il legislatore ha considerato che il verde, quindi anche privato, in questo caso solo privato, è un bene anche per la collettività, quindi non è un bene solo per il proprietario che utilizza, vive quel verde, ma fornisce non solo un valore compositivo, architettonico, estetico, ma anche una funzione ecologica di cui si avvantaggia non solo il singolo proprietario, ma tutta la comunità. E questo secondo me è un cambio di paradigma estremamente interessante e assolutamente estremamente importante. Il secondo cambio di paradigma, secondo me significativo, è che con il bonus si ha la consapevolezza, un'ulteriore consapevolezza può aiutare a considerare un'ulteriore consapevolezza, ad avere un'ulteriore consapevolezza che gli interventi negli spazi aperti, gli interventi nei parchi, nei giardini e nei terrazzi da costo diventano un'opportunità. Quindi diventano un'opportunità perché li utilizziamo, ma diventano un'opportunità di miglioramento ecologico per la città. Ecco. Su questa vorrei dedicare un po' del tempo, anzi una parte del tempo di questo webinar, proprio sulla importanza del bonus per la qualità dell'ambiente urbano. E volutamente, lo dicevo prima con Antonella Melone e Giulia De Angelis, che sono le organizzatrici, volutamente ho inserito delle ricerche non recenti, perché in realtà il tema di inquinamento e benessere dei cittadini arrivando fino al Covid-19 è un tema di cui nella comunità scientifica si parla da tantissimi anni, ed è da tantissimi anni che ci sono numerose ricerche che evidenziano una stretta correlazione fra inquinamento e salute e l'importanza delle piante all'interno della città come elemento che può migliorare la qualità dell'aria e la qualità della vita delle persone anche proprio da un punto di vista fisico, non solo quindi psicologico, non solo dal punto di vista psicologico, estetico e quant'altro. Qui riportato rapidamente una ricerca fatta da IBCMR, dal dottor Fares a Roma, sul verde di Roma, stimando 5.000 ettari di verde urbano e perurbano all'interno della città, dicendo che l'incidenza della vegetazione urbana periurbana può abbattere fino al 3% della CO2 emessa dal traffico veicolare, ridurre fino al 12% la presenza di PM10, ridurre del 20% la presenza di PM2, quindi cato PM2, PM2,5, e ridurre la temperatura percepita e reale da 1 a 3 gradi. Questo tutti i temi che io ricordo già ancora quando studiavo, quindi ormai parecchi decenni fa, venivano considerati come temi interessanti e
importanti. Un'altra ricerca che mi premeva evidenziare invece è questa della Società Italiana di Medicina Generale, in cui il dottor Zinni in questo specifico caso evidenzia che il miglioramento della qualità dell'aria all'interno delle città migliora l'aspettativa di vita, e ci sono calcoli appunto che sono stati fatti dicendo che in un ragazzo di 30, in una persona, in un adulto di 30 anni può allungare l'aspettativa di vita di 6 mesi, e quindi un tempo significativo, così come si ha assolutamente una riduzione di quelli che sono i costi del Servizio Sanitario Nazionale su tutta una serie di patologie nel momento in cui si riesce a migliorare la qualità dell'aria. Vi parlavo prima che ho voluto guardare delle ricerche piuttosto vecchie, e una che ho ritrovato ieri in funzione della presentazione di oggi è questa della provincia di Treviso, anzi del servizio ASL di alcuni servizi ASL di Treviso, una ricerca del 2013, dove anche lì si evidenziano quelli che sono stati gli studi passati e come in realtà si veda che il miglioramento della qualità dell'aria, soprattutto in quelle che sono le malattie cardiovascolari e pneumologiche, hanno delle ricadute estremamente significative. Como uguale, Parma anche qui appunto, correlazione fra aumento delle concentrazioni di PM10 e aumento del numero di ricoveri. Così come questa slide di IBCNR, che ci evidenzia come la maggioranza della popolazione mondiale respira aria inquinata. Quindi con una stima di morti anni per esposizione da inquinamenti indoor e outdoor estremamente, estremamente significativi, estremamente importanti. Tutto questo per arrivare a fare una correlazione fra Covid-19 e inquinamento, probabile correlazione fra Covid-19 e inquinamento. C'è un position paper del 19 marzo del 2020 in cui Università di Bologna, Università di Bari e Società Italiana di Medicina Ambientale evidenziano appunto che ci possa essere una correlazione fra le concentrazioni di particolato atmosferico, in particolare PM10 e PM2,5, che funziona da carrier appunto per quello che non solo appunto ha le problematiche che abbiamo già visto prima, ma che può addirittura funzionare da carrier per quelli che sono alcuni virus o alcuni appunto che si possono attaccare alle particelle, eccetera. Position paper che ha scatenato il mondo scientifico fra sostenitori e detrattori di questa tesi che è stata lanciata esclusivamente da un punto di vista scientifico, la Società Italiana di Aerosol, che appunto pone delle limitazioni o dei dubbi. Non sta a noi, con il mestiere che facciamo, andare a entrare nel merito se ci sia questa correlazione, ma ci preme entrare nel merito di quanto sia importante, come al solito, il verde e l'utilizzo appunto anche di tutti quelli che possono essere i sistemi per migliorare la qualità del verde attraverso l'uso del bonus o attraverso l'uso di altri sistemi. Non entro nel merito nemmeno sulla questione di quanto in queste settimane, in questi ultimi 2 mesi, ciascuno di noi abbia potuto valutare, testare in prima persona, di quanto sia stato fortunato nel momento in cui ha la possibilità di avere un giardino, un terrazzo, e quanto sia particolarmente faticoso non avere giardini, terrazzi, balconi in cui, su cui affacciarsi e su cui stare. E vorrei andare appunto invece verso la fine di questa carrellata ritornando un po' al tema che mi era stato lanciato, quindi verde e
bonus verde e condomini, perché in realtà credo che mentre la sensibilità dei singoli sulla realizzazione, sulla manutenzione del verde privato piano piano, passo passo, stia migliorando, molto meno c'è questa sensibilità e questa attenzione sul verde condominiale, se non in alcune realtà d'eccellenza. Non a caso porto l'esperienza di City Life, volutamente non porto l'esperienza del Bosco Verticale, di cui anche Biagio Cuccione due giorni fa aveva parlato, con tutte appunto le criticità che tutti noi paesaggisti evidenziamo in quel manufatto, in quel sistema. Viceversa, appunto, anche se anche qui siamo in una situazione estremamente elitaria, comunque l'importanza del verde, di fare spazi verdi non solo per coloro che hanno la possibilità di avere una casa monofamiliare, ma anche appunto per tutte quelle che sono le sistemazioni collettive. Mi piace arrivare in fondo parlando di questo progetto. Questo progetto è quello che ha vinto il premio Mies van der Rohe 2019 dell'architettura. È un progetto realizzato a Bordeaux, si chiama Cité du Grand Parc, fatto da questo team francese con base a Parigi e a Bordeaux, dove 530 edifici popolari sono stati, vari palazzi, sono stati modificati. A sinistra vedete l'immagine pre-intervento, a destra vedete l'immagine post-intervento. Questi enormi palazzi in cui erano presenti solo piccoli balconi, solo per alcuni appartamenti, sono stati modificati inserendo, costruendo, aggiungendo a questi palazzi degli anni 70 un sistema di balconi e di verande estremamente interessanti e importanti. Quindi sfondando gli edifici con gli abitanti dentro e quindi facendo un'operazione estremamente interessante di riqualificazione cittadina e di riqualificazione edilizia, e andando ad aggiungere quella che è una loggia che può essere chiusa e un piccolo balcone davanti, proprio per, e qui vedete una di queste realizzazioni, sulla destra vedete quello che era il limite dell'edificio prima, l'aggiunta di questo spazio che per lo più è stato utilizzato appunto come veranda, con queste vetrate a tutta parete che durante i mesi primaverili ed estivi possono essere aperti, e con il e con un balcone esterno. Quindi proprio un progetto di architettura che non ha realizzato un nuovo edificio, ma è andato a riqualificare degli edifici esistenti, andando a inserire appunto delle logge, dei balconi come singoli elementi. Alcuni esempi appunto invece di molto più modesti, molto più piccoli in giro per le città, che comunque vengono fatti e che mi sembra importante, che soprattutto appunto in questo momento così difficile, sia da un punto di vista professionale e lavorativo per tutti noi, siamo tutti a casa da settimane, sia da un punto di vista di visione del futuro e quindi quella che potrà essere lo sviluppo, la nuova vita che potremo avere post Covid-19, io credo che mettendo insieme alcune tessere già esistenti, come appunto quella infinitesimale del bonus verde, mettendo insieme un aumento di consapevolezza di quelle che è il valore, la funzione del verde che tutti stiamo mettendo insieme, credo si possa arrivare a immaginare effettivamente un futuro migliore. E mi piace chiudere con questa frase utilizzatissima di Rahm Emanuel, che è stato il capo ex sindaco di Chicago e poi capo di gabinetto di Barack Obama, che appunto sosteneva che è meglio evitare che una, era naturalmente riferita alla crisi del 2009, alla crisi finanziaria del 2009, è meglio evitare che una crisi seria si trasformi in un'opportunità sprecata. Questo vale sia per appunto la situazione che stiamo vivendo adesso, sia
per quello che ci andrà invece a raccontare l'amico di Reinbird su appunto delle opportunità che possiamo avere anche nell'irrigazione dei parchi e dei giardini e dei terrazzi. Grazie. Grazie Anna Letizia, grazie per questa bellissima puntualizzazione, per aver posto l'accento sulla importanza degli elementi di costruzione del paesaggio, che sono quello che noi usiamo, no? E grazie anche per aver introdotto in qualche modo l'intervento di Massimiliano Tonielli, che adesso ascoltiamo. Io direi di rimandare le domande a dopo, così almeno le accorpiamo. Massimiliano, prego. Bene, buonasera a tutti. Per chi non mi conosce, sono Massimiliano Tonielli e mi occupo di irrigazione da un paio di decenni ormai e da diversi anni collaboro con Reinbird come specialista di prodotto, divulgatore per il Centro Italia e come drip expert per tutta Italia. Questa sera vorrei parlare insieme a voi di risparmio idrico, ovviamente per l'acqua di irrigazione, quindi quello che noi chiamiamo uso intelligente dell'acqua, e vorrei farlo introducendo i concetti generali di risparmio sempre validi, ma soprattutto andando a sottolineare il fatto che un progetto di irrigazione è fondamentale e soprattutto un buon progetto di irrigazione è quello che permette di risparmiare acqua in partenza. Quindi qualunque accorgimento può essere fatto poi successivamente sull'impianto, se non viene fatto su un impianto che è stato progettato correttamente in fase iniziale, è comunque un intervento che non porta a risultati. Oggi vorrei far evidenziare quali sono gli elementi più innovativi e più introdotti di recente che ci permettono di raggiungere nel sistema di irrigazione una efficienza superiore dell'acqua, quindi di risparmiare acqua utilizzandola meglio. Ecco, prima cosa, sicuramente il passo più importante è stato fatto dal punto di vista dei sistemi di controllo che negli ultimi 3 anni, grazie alla tecnologia, alla combinazione della tecnologia di internet alle app, ci permettono di andare a far sì che i nostri programmatori, che sono quelli che gestiscono i tempi di irrigazione dei vari settori nel giardino, si vadano ad autoregolare in funzione del clima che c'è nel nostro giardino, nella nostra località. Quindi si adattano, permettono di adattare in maniera automatica l'irrigazione al tempo locale. Quindi, come capite, questo è un passo avanti molto importante perché c'è un adeguamento praticamente giornaliero delle quantità d'acqua impiegate alle effettive condizioni. In questi giorni, come avete visto, si sta rannuvolando, stanno arrivando piogge e gli impianti di irrigazione erano già partiti perché nei giorni precedenti erano state situazioni di caldo importanti, quindi gli impianti si erano riavviati. Bene, in questi giorni i programmatori stanno automaticamente riabbassando le tempistiche di irrigazione zona per zona grazie a questa tecnologia di internet e al collegamento appunto alle stazioni meteo locali. Ancora un altro elemento che è stato introdotto sempre grazie alla tecnologia e alle app, quindi a internet, è la possibilità di monitorare in tempo reale eventuali perdite, modifiche quindi ai flussi d'acqua nei settori, e anche questo è un elemento importante per ridurre gli sprechi. Immaginate quindi un irrigatore danneggiato da un'attività di lavoro nel prato, da un vandalo in campo, se ci troviamo in ambiente pubblico, o da un cane che morde un irrigatore, quanta acqua viene persa con un ciclo di irrigazione. Ecco, noi con questa tecnologia riusciamo a immediatamente a venire avvisati che c'è un problema sul settore, in quale settore c'è, e possiamo intervenire. E tutto questo con tecnologia semplice, di facile gestione e anche a basso costo. Questo, ad esempio, è anche un'altra informazione che ci può dare la tecnologia attuale, ci aiuta a vedere quanto effettivamente risparmiamo grazie all'autoregolazione.
Quindi ci fa vedere ogni mese, ci fa un grafico di confronto tra quella che è la nostra programmazione che avremo lasciato fatto sul programmatore e quello che effettivamente invece il programmatore ha erogato, e quindi l'utilizzatore dell'impianto o il gestore riesce a verificare mese per mese quanto è stato il risparmio idrico con l'autoregolazione. Ovviamente ricordiamoci sempre che ci sono tanti piccoli strumenti, accessori di collegamento ai programmatori che aiutano anche questi nel risparmio idrico, tipo sensori pioggia, sensori gelo, sensori di umidità del terreno che evitano di sovrairrigare, quindi evitano agli impianti di partire se il terreno è già umido, per cui è arrivata una pioggia che ha imbibito ben bene il nostro prato, il nostro giardino. Con questo sistema evitiamo di irrigare, anche se noi l'abbiamo programmato che con l'irrigazione che deve partire. Ci sono poi degli elementi che invece riguardano proprio l'erogazione dell'acqua. Un elemento molto importante per il risparmio idrico nei sistemi di irrigazione è la pressione e la sua regolazione, quindi tutti gli elementi che vanno a regolare la pressione per far sì che si ottenga un volume d'acqua ottimale nel giardino sono degli elementi che ci fanno risparmiare acqua, perché rendono il nostro impianto più efficiente, e adottare questi elementi significa immediatamente raggiungere un risparmio istantaneo. Io dal momento in cui inserisco questo elemento nell'impianto anche già esistente ottengo dal giorno dopo un risparmio immediato, perché sto utilizzando l'acqua in maniera più efficiente. È molto chiaro da questa foto quindi cosa succede utilizzando un sistema con riduttore di pressione che noi chiamiamo PRS. Nella foto sopra non c'è il PRS, nella foto sotto c'è il PRS. Come vedete, la nebulizzazione che si ottiene senza il sistema di riduzione della pressione è talmente alto che quest'acqua viene allontanata da un leggero vento e quindi non raggiunge il mio obiettivo, non viene utilizzata per l'irrigazione, viene persa ed è acqua quindi che non va a bersaglio, il mio impianto perde efficienza. Anche qui da questa foto si capisce molto bene, un sistema con nebulizzazione è quella a sinistra perché non c'è la riduzione della pressione, mentre quello a destra è un sistema più regolato. Come vedete la nebbia, il fog che c'è in questa seconda foto, quella di destra è molto minore, quindi abbiamo meno perdite e per evaporazione e per allontanamento da vento. Sicuramente un altro elemento molto importante, un sistema che ci permette di lavorare in maniera efficiente, è la subirrigazione. Per chi non la conosce, che cos'è la subirrigazione? È un sistema che aumenta l'efficienza dell'impianto di irrigazione fino a oltre il 90%, perché fornisce l'acqua direttamente dove serve, cioè all'apparato radicale, quindi non la spargiamo in giro con dei sistemi di lancio, ma l'andiamo a erogare punto a punto. Riduce al minimo le perdite anche per evaporazione, perché è un sistema interrato, non c'ha sovrapposizioni di acqua come c'è nei sistemi a pioggia, riduce quindi notevolmente lo spreco d'acqua ed è un sistema che piace molto ai paesaggisti, poi perché si adatta a qualunque forma, situazione, disegno del giardino. Per chi poi ha a che fare con i luoghi pubblici è sicuramente un sistema antivandalismo, perché è completamente non visibile e quindi non soggetto a questo tipo di atteggiamento, oltre al fatto che è anche più sicuro perché non utilizza acqua al lancio e quindi evita di bagnare zone che non devono essere bagnate, ad esempio a bordo strada, figuratevi, no? Il problema della sicurezza. Quindi perché ci permette di risparmiare? Un sistema di subirrigazione perché azzera appunto quasi completamente l'evaporazione, non soffre di problemi di ruscellamento anche in caso di pendenza, il prato sta meglio, l'apparato radicale del tappeto erboso sta meglio, quindi diventa il prato più rustico, quindi risparmiamo in generale anche poi sulla manutenzione del prato, perché riduce anche le malattie, e poi come abbiamo detto si adatta ai più complessi design del verde architettonici. Qui vi faccio vedere qualche applicazione, questi sono lavori realizzati negli ultimi 2 anni, ho preso qualche spunto di magari poi possiamo fare qualche domanda se c'è qualche interesse approfondire gli argomenti.
qua è una piazza realizzata lo scorso anno a Zagarolo, in realtà è un ammodernamento di una piazza già esistente, è stata utilizzata la tecnica della subirrigazione. L'obiettivo era quello ovviamente del risparmio idrico in primis, della riduzione dei rischi, quindi di aumentare la sicurezza, perché qui attorno, questa è una piazza centrale, quindi attorno c'è anche la viabilità veicolare e pedonale, e la riduzione del vandalismo. Quindi abbiamo proposto un sistema di subirrigazione e un programmatore con gli allarmi di flusso per evidenziare se c'erano delle perdite e immediatamente avvisare il gestore dell'impianto. Questo è un resort terminato lo scorso anno sul lago di Garda, quello della foto a destra che vedete lo sfondo è il lago di Garda, la Zise è una località appunto in prossimità del lago di Garda, e il resort Quelenhof aveva l'obiettivo di gestione e controllo di tutte le valvole e del sistema di irrigazione da remoto, ovviamente di utilizzare meno acqua possibile, quindi utilizzarla in modo più efficiente, e soprattutto poi di avere la fruibilità dell'impianto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, essendo un resort adibito all'ospitalità appunto. L'obiettivo è stato raggiunto utilizzando un sistema di controllo remoto con piattaforma IQ3, e il sistema di subirrigazione anche in questo caso, e un sistema di controllo dei flussi per eventuali analisi della gestione dei flussi. Qui c'è qualche foto durante la realizzazione, come vedete il sistema di subirrigazione è un sistema grigliato di tubazioni che vengono interrate e poi sopra viene posato il prato, e qui il lavoro finito, vedete le sdraie sempre sul prato, piuttosto che le vetrate da non bagnare con i sistemi a pioggia, dei solarium eccetera, ecco, con la subirrigazione tutto questo si realizza facilmente. Altro esempio di applicazione, luogo pubblico, quindi verde urbano, ci troviamo in contesto qui in Francia, a Roanne, e l'obiettivo era quello anche qui ottenere un risparmio idrico rispetto ai sistemi tradizionali e ridurre gli episodi di vandalismo, quindi abbiamo adottato anche in questa tecnica, anche in questo caso la tecnica della subirrigazione, e questo era il progetto iniziale, e qui qualche foto nelle fasi di installazione. Altro resort in Francia, dove qui la situazione era molto molto complessa per la tipologia di verde che c'era, da arti topiarie, prati molto estesi, alberature importanti, e quindi abbiamo utilizzato in alcune zone la subirrigazione, in altre la microirrigazione o irrigazione a pioggia sulle zone più estese, e tutto con un sistema di controllo centralizzato. Ultima slide riguarda, questa l'ho fatta vedere anche a Matera, ma è un bel esempio che riporto sempre, e questo è il tram in Turchia a Kayseri, ed è fatto tutto con la tecnica della subirrigazione. Qua i vantaggi ovviamente sono quelli del intanto non essere soggetto a vandalismo ovviamente, ma anche quello della sicurezza. Inoltre qui c'era anche un problema tecnico di profondità del substrato che si poteva sfruttare, e quindi qua abbiamo utilizzato ancora la tecnica della subirrigazione e un sistema di monitoraggio e controllo da remoto ovviamente per l'analisi dei flussi e la verifica dell'impianto. Bene, io ho terminato con questa slide, e vi ridò la parola e vi ringrazio per la disponibilità e la possibilità. Grazie, grazie a lei, grazie a te anzi, scusami, ci davamo del tuo in effetti. Grazie. Io partirei adesso dalla fine, quindi da questo intervento di Massimiliano Tonielli, perché è stata fatta una domanda proprio ultima ora, che dice: ma la subirrigazione non si intasa? Come va mantenuta? Quindi direi di iniziare da qui. Sì, è una domanda tecnica, ovviamente ci sono, la subirrigazione è un sistema studiato e definito anche nella manutenzione, perché è un sistema che deve durare negli anni ovviamente. Considerate che noi diamo una garanzia di anti-intrusione delle radici all'interno del sistema, una garanzia per 16 anni, cioè la casa garantisce appunto la Rheinberg che il sistema non venga occluso dalle radici, che è il problema principale. Poi per quanto riguarda l'acqua va filtrata e vanno poi utilizzati dei sistemi di manutenzione per prevedere appunto che il sistema duri nel tempo. Quindi assolutamente è tutto studiato e va verificato il tipo di acqua che si va a utilizzare per vedere se ci sono delle problematiche particolari, ma si gestiscono acque più, dalle acque reflue alle acque ricche di ferro, alle acque molto calcaree, quindi gli impianti si fanno con qualunque tipo di acqua, basta prevederlo, sapere
cosa si va incontro per prevedere i sistemi di manutenzione adeguati. Bene, grazie. Ci sono domande invece rivolte al primo intervento, quello di Anna Letizia Monti. Probabilmente Giulia ha seguito più di me. C'è una domanda che dice: se si richiede il bonus per più anni, il massimo finanziabile resta 5.000 euro complessivo o ogni anno 5.000 più 5.000 più 5.000? 5.000 più 5.000 più 5.000, poi quindi ogni anno lo sgravio è fino a 5.000 euro, quindi si possono sommare. Finora appunto siamo a quota 3, nel senso che sono 3 anni che c'è questo tipo di legge, se mai in futuro verrà posto un limite, per ora non c'è. Okay, grazie. Aggiungo allora, ci sono possibilità di aumentare la possibilità di risparmio per il bonus verde? Ci si sta lavorando? Questo 36% mi pare che sia rimasta, sì, che sia rimasto il tetto, giusto? È rimasto il tetto, come dicevo all'inizio, cioè l'idea, tutto il team che ha lavorato per, sul bonus, quindi tutta la rete dei portatori di interesse che ha lavorato sul bonus, credeva, ma perché c'era stato dato il primo anno una certa, insomma, una certa speranza che questo avvenisse, che visti i risultati del primo anno si potesse aumentare innanzitutto ad almeno il 50% e quindi non al 36% e soprattutto non un tetto dei 5.000 euro, che è il tetto estremamente, estremamente modesto. Cioè, è vero che allo stato attuale lo sgravio è molto semplice, nel senso basta avere le fatture in cui si dice, si fa riferimento al bonus verde e si utilizza il bonifico bancario, quello ad hoc per gli interventi edilizi ed è finito lì, quindi non ci sono altre, e poi si consegnano le cose al commercialista, però insomma, quindi non è come un tempo, c'erano da mandare raccomandate, cose eccetera eccetera, però questo è il limite attuale fondamentalmente, che non si è riusciti a portare avanti, anche perché appunto in 3 anni ogni anno si è dovuto nuovamente parlare con gli interlocutori. Questo bonus nasce addirittura col governo Renzi, poi è stato attuato col governo Gentiloni, poi è stato mantenuto dal governo Lega 5 Stelle e quest'anno è stato mantenuto dal governo 5 Stelle PD. Però ogni volta, proprio perché hai ministri diversi, sottosegretari diversi, eccetera, eccetera, ogni volta devi si è dovuto, non dico ripartire da zero, ma comunque ritirare le fila, e quindi non si è riusciti ad aumentarlo fondamentalmente. Dunque, Sara Pivetta. Ah, scusa, leggevo un'altra cosa che c'è scritta. Se vai in autonomia va benissimo. No, la domanda di ne stavo guardando solo alcuno, visto quella di Alessia Brignardello, che dice: nel condominio ogni condomino può richiedere 10.000 euro, ogni condomino può partecipare per le spese condominiali fino a 5.000 euro, però quello che dicevo prima è... in un condominio, se ci sono 20 condomini, si possono sgravare spese fino a 100.000 euro, poi ogni condomino per 5.000. Se oltre a quelli condominiali il condomino lavora sul suo terrazzo, può aggiungere anche i suoi, ecco, ammesso e non concesso che abbia nello stesso anno questo doppio intervento. C'è anche una domanda sulla procedura, cioè ci chiedono: come condominio qual è la procedura per accedere al bonus verde? Poi però scrive: per il mio balcone, quindi non so se è per il singolo, perché per il singolo mi sembra abbastanza semplice, ma come condominio qual è la procedura? Dunque, io sono da un punto di vista legislativo, eccetera, uno strazio, e quindi non vi fidate di quello che vi dico io, però mi preme, parlate col vostro commercialista. Però in realtà credo che il tutto sia estremamente semplice, nel senso che così come l'amministratore a fine anno invia i singoli condomini
le certificazioni e i documenti per, da dare al proprio commercialista sugli sgravi fiscali dei lavori fatti all'interno del condominio, a quel punto manda le fatture e la ricevuta delle spese sostenute per il giardino e quelle si consegnano al commercialista. Quindi molto semplice. Sì, aggiungo allora una domanda sempre di Alessia Brignardello che dice: la manutenzione straordinaria possono farla tutti o solo aziende e giardinieri certificati? Presumo, esatto, che tu abbia una risposta ben precisa. Sì, allora innanzitutto come succede per le opere edili non si può fare l'acquisto di materiali e poi realizzarli in proprio. Cioè i lavori devono essere fatti da un'azienda che fornisce il materiale e fornisce la manodopera per realizzarlo. Poi sulla certificazione dei giardinieri è un mare magnum sul quale ci vorrebbero altri 3 webinar ai quali mi piacerebbe partecipare come ad ascoltare e non a farli, perché in realtà la certificazione c'è insomma in parziale, alcune regioni ci sono forme di certificazione con insomma fondamentalmente devono essere aziende che o sono aziende vivaistiche o sono garden center o aziende appunto deputate comunque alla realizzazione di opera verde. Barbara Negroni infatti aggiunge a questo commento: sì, è così, fa tutto l'amministratore, quindi insomma è chiaro. C'è la domanda, Giulia, giustamente mi dicevi, c'è la domanda di Sara Pivetta, ora l'ho persa, l'hai persa anche tu? Eccola. No, c'è scritto se ci sono dati relativi al successo del bonus verde, cioè quanta gente effettivamente l'ha richiesto. Allora, purtroppo, e ne parlavo proprio, anzi ho telefonato apposta, ho fatto una lunga chiacchierata proprio ieri mattina con il presidente di Assofloro per sapere se aveva dei dati e questi dati non ci sono. Nel settore il tema dei dati è estremamente lacunoso, è lacunoso sia per quello che riguarda il valore del settore, della filiera, dell'architettura del paesaggio, sia per quello che riguarda il bonus verde. Per quello che riguarda la filiera, gli unici dati che io ho trovato sono quelli che ha dichiarato Coldiretti di 2 miliardi e mezzo di valore di produzioni, 27.000 imprese e 100.000 occupati. Però anche questi si è già fatti fatica a tirarli fuori. Per invece i dati relativi a quante persone hanno utilizzato il bonus verde è ancora troppo presto, perché in realtà l'Agenzia delle Entrate ancora non ha dato alcun tipo di riscontro. L'unica cosa che vi posso dire è che uno dei temi per cui il MEF era inizialmente era molto titubante nel fare il bonus verde e pensava che questo portasse a un forte diminuzione delle entrate e che quindi appunto questo sgravio potesse nuocere allo Stato e tutta la filiera ha purtroppo sorriso, nel senso che magari ci fosse una tale mole di lavoro da mettere in difficoltà lo Stato per questo tipo di cose, insomma, però i dati ancora non ci sono. Bene. Invece questa Maria, io sto guardando un po' che chiede: qualora un condominio sia costituito da 10 appartamenti è comunque possibile uno sgravio del 36% su 50.000 euro? Sì, cioè per lavori fino a 50.000 euro, lavori condominiali fino a 50.000 euro, che quindi ammesso e non concesso, poi non voglio entrare nel merito che non so su quelle che sono i millesimi eccetera eccetera, quindi la ripartizione millesimale, però sì, è così. Bene, c'è una domanda, vado indietro invece, per Massimiliano Tonielli. Mi sembra di capire dalle fotografie che i tubi sono distanziati di 30 centimetri, è corretto?
Sì, è un occhio con il centimetro incorporato, 30 centimetri. Basta io la domanda, eh? 30 centimetri è la distanza, okay, corretta. Abbiamo individuato poi da varie prove su tipi di terreni molto diversi, che è quella che ci permette di lavorare in tranquillità sia su terreni molto sciolti che poi ovviamente di conseguenza su quelli a medio impasto, tessitura ancora più fina, quindi più argillosi, eccetera. Per cui 30 è quella indicata, sì, consigliata. Perfetto, perfetto. Dunque, io direi che siamo in chiusura. Vorrei ringraziare tantissimo questi due relatori che ci hanno aperto. Grazie a voi. Molto concretamente hanno aperto lo sguardo in modo molto concreto su quello che si può fare in un momento come quello che stiamo vivendo e attraversando. In realtà il loro contributo è prezioso, quindi risparmio di una risorsa così importante e fondamentale come l'acqua è uno strumento concreto e pratico per poter accedere a lavori che non sono legati all'estetica ma che hanno, come dire, un contenuto ben più profondo, etico e anche di salvaguardia del pianeta, salvaguardia della salute, come nella sua interessantissima relazione ha evidenziato Anna Letizia Monti. E direi che Antonella, guarda, adesso che piovono i vari complimenti, saluti eccetera, però ci sono anche altre domande. Ah beh, io stavo guardando, vai pure. Solo 5 minuti magari, perché noi ci siamo dati questo tempo fino alle 19 appunto per non poi appesantire troppo, però c'è una domanda oltre al costo, questa per il nostro sponsor, oltre al costo quali sono le possibili criticità di subirrigazione? Giustamente il costo iniziale, quindi l'investimento iniziale, come sottolineato, è più alto dei sistemi tradizionali. Criticità, sinceramente, ci sono criticità per il sistema a pioggia come per quello di subirrigazione. La cosa che ovviamente sulle grandi superfici irrigare tutto in subirrigazione diventa un investimento molto importante, quindi più le superfici sono ampie ed estese e più il sistema di subirrigazione diventa antieconomico, mentre su situazioni complicate, disegnate con progetti molto articolati o situazioni particolari, la subirrigazione è secondo me, ecco, la criticità dell'investimento non c'è più, e del costo quindi. E l'attenzione va posta sulla qualità dell'acqua che stiamo utilizzando per prevenire problemi futuri. Ecco, tutto qui. Quindi poi bisogna conoscere ovviamente il sistema e le modalità di applicazione, perché a livello progettuale è molto più semplice dei sistemi tradizionali. Quindi non c'è bisogno di fare un progetto idraulico come si fa con gli altri sistemi, cioè idraulico sì, ma non con gli schemi, con le precipitazioni, eccetera. E, dal punto di vista dell'installazione occorre un po' di esperienza. Se mi permettete vorrei dire una parola sul nostro modo di operare e collaborare con voi, volendo. Rainbird, come sapete, ha delle persone sul territorio, tra cui io, che diamo supporto a voi progettisti e paesaggisti per lo sviluppo dei vostri progetti. Questo lo facciamo gratuitamente, ovviamente, vi diamo supporto sulla parte idraulica e di progettazione idraulica dell'impianto, e poi dopo voi seguite il vostro iter tranquillamente di gestione del progetto, ecco, senza nostre ulteriori interferenze se non lo ritenete. Quindi utilizzateci tranquillamente se avete bisogno di supporto nello sviluppo di un progetto che avete sotto mano per l'irrigazione. Poi ci chiedono anche se la subirrigazione può essere utilizzata anche sulla scarpata. Sì, si possono utilizzare anche in pendenza. Stiamo anche in Europa arrivando con un sistema idoneo alla subirrigazione in pendenza, che all'interno ha un meccanismo di chiusura praticamente del gocciolatore al termine dell'irrigazione, che fino adesso non c'era, quindi è una valvola automatica di chiusura in ogni singolo gocciolatore che mantiene l'impianto in carico con l'acqua all'interno e non lo fa sgrondare nei punti più bassi, quindi eroghiamo esattamente la stessa quantità d'acqua dall'inizio alla fine in tutti i punti, e quando fermiamo l'impianto si blocca automaticamente in tutti i punti, quindi non abbiamo i fenomeni di deriva dell'acqua verso il basso con conseguenti danneggiamenti, impaludamenti delle zone basse. Quindi si può fare anche in pendenza.
Allora, 2 minuti per una domanda scomodissima, sempre per Reinberg, però insomma va data una risposta anche qui. Nonostante tutto, da progettista mi fa impressione mettere chilometri di tubazioni plastiche sopra o sottoterra. Sostenibilità nell'uso dell'acqua, ma produzione e diffusione sul territorio di grandi quantità di materiali plastici. Mm-hmm. Ma voi avete un approccio... Cerchiamo di avere un approccio eco-friendly e sostenibile sicuramente. Intanto il materiale che utilizziamo, e ce ne vantiamo di dirlo, è materiale riciclato, a differenza degli altri produttori che lo nascondono avendo paura di dire che è un materiale poi non di qualità. Il nostro polietilene in alcuni casi è il 100% riciclato, ad esempio i pozzetti dell'irrigazione, in altri come quello dell'ala gocciolante c'è un quantitativo importante di materiale plastico riciclato, rigenerato. Quindi da questo punto di vista ci guardiamo. Poi non ci scordiamo che è un sistema che viene, nel caso della subirrigazione, interrato a pochi centimetri di profondità e il polietilene non rilascia elementi nel terreno che possono andare a inquinare negli anni, e quindi quando io rimuovo il mio prato perché lo voglio rinnovare e voglio eliminare anche la parte erogante, quindi il sistema, quello terminale dell'impianto irrigazione, cioè le tubazioni da 16 che sono ogni 30 centimetri, io le porto via, le posso riutilizzare se l'ho trattate bene o gettare nel materiale riciclabile, perché è polietilene puro, per cui si può riciclare tranquillamente e rimettere l'impianto nuovo dopo X anni che voglio rigenerare il mio impianto, per cui non lasciamo plastica nel terreno, ecco, questo è fondamentale con questo sistema. Un'altra domanda è se esistono dati o studi sulla diminuzione della presenza di zanzare con la subirrigazione. Guardi, una volta abbiamo realizzato un impianto perché un cliente privato di sua spontanea volontà ci ha chiesto di fare questo tipo di intervento, convinto che riducesse l'impatto sulle zanzare. Dati e studi non ce ne sono. È chiaro che non creando zone bagnate in superficie dove le zanzare poi vanno a deporre le uova, se si creano delle raccolte di acqua che possono ristagnare, qualcosa aiuta, però non lo so sicuramente dire in che percentuale, con che numeri, eccetera. Non creiamo umidità esterna, probabilmente un po' aiuta anche questo aspetto, però non lo so. Bene. Io direi che noi possiamo concludere questo appuntamento. È stato un piacere avervi con noi e noi facciamo una breve pausa, nel senso che c'è il 1° maggio, ma abbiamo la prossima terna che inizia il 6 di maggio. Vi manderemo chiaramente comunicazione. Non ci dai un anticipo? E saremo felici. Ma diciamo che sarà sulla rigenerazione, vero Giulia? Abbiamo una terna. Il macro tema lo possiamo anche dire. Sì. In realtà forse potremmo dire anche chi partecipa, Antonella, ma... Certo, e diciamolo allora, diciamolo. Io come al solito Giulia, faccio il discolo. Allora, noi dovremmo avere il 6 Cesare Micheletti e Loredana Ponticelli, l'8 Fabrizio Cemolo con Antonio Di Gennaro e il 13 maggio Emanuela Morelli. Vi diciamo anche che avremo un altro sponsor in uno di questi tre interventi, ma in realtà il format è stato un po' modificato, nel senso che ci saranno dei contributi sempre di 10 minuti a cura della redazione di Architettura del Paesaggio, la nostra media partner, la rivista di AIPAP. Quindi diciamo che sarà un po' diverso, però insomma sempre interessante e sempre compatto. Va bene? Vi lasciamo allora. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a Aya. Grazie a voi. E grazie a chi ha partecipato.